Liberi TV, Lamezia Terme, in occasione delle elezioni regionali abbiamo incontrato Antonello Talerico, presidente degli Ordini degli Avvocati Catanzaresi, nonché candidato come consigliere con Forza Italia. Gli abbiamo chiesto i punti forti del programma di governo, nonché come risolvere le problematiche che impediscono alla nostra terra di crescere ed essere valorizzata. Allora, il nostro imprinting e la nostra matrice politica è totalmente diversa dalla politica tradizionale. Siamo partiti con una grande squadra costituita da tecnici, da liberi professionisti, dalla società civile ben attrezzata. Questo per favorire naturalmente l'attività amministrativa di un consigliere regionale, ritengo sia assolutamente fondamentale. È stata una campagna elettorale importante, avvincente, abbiamo creato entusiasmo tra la gente che ci ha seguito e tra tutti coloro che poi anche rapidamente sono entrati a far parte della nostra squadra, del nostro entourage. Ritengo che abbiamo stimolato notevolmente il voto di opinione, quel voto di opinione che in Calabria non è sempre facile, poiché sappiamo bene naturalmente come vengono mosse le sacche elettorali, attraverso le sezioni di partito, attraverso quelle che sono le dinamiche più strettamente politicizzate. Noi abbiamo coinvolto finalmente il popolo, abbiamo coinvolto i cittadini, gli abbiamo fatto percepire per mano quello che vogliamo fare, come lo vogliamo fare e perché lo vogliamo fare. Abbiamo inteso dare importanza a quello che era il verbo, a quello che era l'illustrazione della nostra programmazione. Abbiamo parlato di fondi comunitari, abbiamo parlato di programmazione, di contratti di programmazione, di CIS, di piani di sviluppo. Abbiamo parlato di quelli che sono i settori strategici per rilanciare l'economia della Calabria. Abbiamo parlato di sanità, del dramma della sanità calabrese a causa naturalmente di un commissariamento che dura da ben 11 anni. Abbiamo parlato degli errori del commissariamento della sanità calabrese e in particolare del fatto che non sono stati investiti 180 milioni di euro che erano previsti per il triennio 21-22-23. Abbiamo parlato della mancata ridistribuzione dell'indennità Covid per gli operatori medici, ma abbiamo anche naturalmente prospettato delle soluzioni. Allora evitiamo ai malati di doversi recare nei viaggi della speranza fuori al nord nelle fredde mattine d'inverno e portiamo le eccellenze in Calabria, le paghiamo, costituiamo delle convenzioni, quindi siano i medici a viaggiare in Calabria e non i malati a uscire fuori dalla Calabria. Questo potrebbe essere naturalmente una delle tante soluzioni nel breve periodo, ma dobbiamo assolutamente riorganizzare la sanità calabrese, ripartendo naturalmente anche da una ristrutturazione dello stesso Dipartimento Tutela della Salute e incominciando naturalmente ad evidenziare quelle che è la necessità della medicina del territorio. Pensiamo anche a soluzioni come quelle dell'elisoccorso, così come avviene in altre regioni, come ad esempio la Puglia, per tutti quei paesi lontani che sono abbandonati a se stessi. In Calabria la sanità non esiste, ma non esiste neanche l'attenzione per le persone disabili, non esiste l'attenzione per i soggetti realmente deboli. Dobbiamo sostanzialmente avere un approccio diverso, una mentalità diversa, dobbiamo crescere culturalmente e per fare questo dobbiamo essere attrattivi. Per essere attrattivi dobbiamo portare nuovi investimenti, dobbiamo essere dichiarati zona economica speciale, così chi investirà in Calabria potrà essere detassato, potrà andare incontro a soluzioni che rappresentano probabilmente le ragioni di una nuova crescita. Dobbiamo ridisegnare una storia nuova in Calabria, per farlo dobbiamo ripartire anche dal turismo. Dobbiamo pensare naturalmente di fare una mappatura di quello che può essere un itinerario, una programmazione regionale. Oggi in Calabria il turismo è lasciato soltanto ad iniziative personali ed occasionali. Invece noi dobbiamo riorganizzare il turismo, dobbiamo promuovere i nostri territori perché abbiamo delle bellezze che nessun'altra regione del mondo concentra con tale densità. Abbiamo addirittura tre parchi nazionali, il Pollino, l'Aspromonte, quello regionale delle Serre. Abbiamo un Grand Canyon dappertutto, abbiamo delle coste bellissime, ma non riusciamo a sfruttarle. Siamo anche quella regione che non ha l'assessorato al turismo e orbene dobbiamo puntare su quelle che sono le nostre reali risorse. Ma dobbiamo anche dare risposte ai cittadini perché manca l'ovvietà, manca l'acqua. Nel 2021 in Calabria ancora perdiamo ben 40% delle risorse idriche. Ma oltre questo mancano le strade e allora anche su questo aspetto quando parliamo di infrastrutture dobbiamo pensare alle strade. A parte questo è il caso anche di fare riferimento a quelle che sono le problematiche legate ai sistemi fognari, a quelle della depurazione che sono andate oramai al collasso sin quando abbiamo introdotto gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali. Manca la manutenzione ordinaria, manca la manutenzione straordinaria. In Calabria manca tutto, siamo all'anno zero. Ecco perché è facile ripartire se in Consiglio regionale avremo le persone giuste
che avere, e le quali dovranno avere nelle proprie strutture figure altamente competenti, specializzate nei settori che abbiamo detto, naturalmente, di cui abbiamo riferito fino adesso. Ma dalla Calabria possiamo ripartire anche puntando sulla cultura, puntando sulla nostra storia. Abbiamo anche quello che può essere indicato come turismo religioso, abbiamo tantissime chiese. La Calabria può diventare realmente la California d'Europa, perché ne abbiamo diritto e ne abbiamo sicuramente le opportunità.